in collaborazione con Azienda Agricola Il Cascin, promozione e valorizzazione prodotti tipici, vini bianchi DOP, vermentino, pigato, vino rossese DOP, vini bianchi e rossi da tavola, olio extravergine di olive taggiasche, olive taggiasche in salamoia. Azienda Agricola Il Cascin, telefono 0183 65 26 64 75 30 83. Ebbene sì, ho una grande passione per l'agricoltura e per il giardinaggio. Quale miglior posto dove trovare tutta l'attrezzatura che fa al caso mio? Dove? Da Marchisio! E per difendere le vostre colture, reti tradizionali e recinti elettrici. Attrezzi agricoli, tutto per l'irrigazione, l'agricoltura e il giardinaggio. Cosa aspettate? Marchisio, Pieve di Teco, località Armurasse. E per i vostri acquisti online, www.viviincampagna.it. E anche a Pieve di Teco finalmente vale la sfilata dei carri, allora approfittiamo di Anna che gestisce tutto questo gran carnevale per farci presentare i protagonisti, tanti carri anche quest'anno, Anna. Sì, direi che forse quest'anno si batterà il record, si presenta di nuovo una festa ricca di pubblico e di partecipanti. La carrellata sarà aperta come di consueto dal Bacì, l'inciastro, questo omone che ormai è diventato il simbolo del carnevale della Valle Arosha e che quest'anno sarà dotato di una Bacì mobile, quindi un mezzo di trasporto particolarmente speciale. Dopodiché ci saranno naturalmente tutti i carri e se vuoi li elenchiamo. Certo, andiamoli a conoscere uno per uno. Va bene, i primi carri che sono stati organizzati da un vulcanico Don Enrico Giovannini, il parroco di Montegrosso e di altre frazioni, che ha realizzato questi due carri intitolandoli Catechismo Interparrocchiale dell'Alta Valle Arosha, Inferno e Paradiso, la Chiesa. E a questo seguirà il carro della Proloco di Armo che è intitolato Alle Palanche. Scusate il dialetto mio, ma comunque ci siamo. Palanche, insomma, palanche. I soldi, il denaro, la moneta. Seguirà un gruppo appiedato di Acquetico, una frazione del comune di Pieve di Teco, che si è ispirata al paese delle favole e in particolare siamo in attesa di vedere il bellissimo Danilo, Principe Azzurro. Seguirà ancora il carro della Croce Rossa di Pieve di Teco, con la benemerita Croce Rossa che festeggia quest'anno il suo 83esimo anno di volontariato in Valle Arosha, che ci presenta i Minion, creati da Ken Daurio e Cinco Paul, e si ispira a questi cartoni animati, organismi evoluti. I Minion che diventano i Crimion in questo caso. Che sono elementi che alla ricerca sempre di un nuovo padrone per essere molto servili a loro e rappresentano anche un po' i volontari del soccorso che servono fedelmente la popolazione assistita e l'ideale umanitario della Croce Rossa. Seguirà il carro della Lecca de Fa, un'associazione di volontariato di Pieve di Teco che opera molto nell'ambito della cultura e delle attività ludiche e culturali e che ci presenta la nostra buona scuola. Una maestra a quanto pare molto severa, un bidello un po' strampalato e degli alunni forse un po' ripetenti. Stiamo a vedere che cosa ci aspetta. Di seguito ci sarà il carro della frazione di Moano che ci presenta un tema particolarmente attuale perché è intitolato Moano Social e nell'era degli smartphone è indispensabile internet, i social network e anche qui penso che ci riserveranno tante figure da cliccare, qualcosa insomma di simpatico e siamo in attesa di queste sorprese. Ranzo, la Proloco e l'associazione Mamme della Valle Arosha ci presenta il circo comunale di Ranzo e qui staremo a vedere se c'è dell'ironia oppure se è una semplice rappresentazione di un circo. C'è anche Bestiun con Ranzo, l'elefante valigiano. Esatto, non conoscevo questa figura, non so se tu Andrea la conoscevi. No, ma la conosciamo oggi in questa festa. Oggi vedremo come viene rappresentato questo bestione, l'elefante valigiano. Non credevo che nell'entroterra di Imperia ci potesse essere un elefante, però tutto può succedere al carnevale. E ci sarà ancora il carro di Vessalico
che ci presenterà un cavagno de Buntè da Valle, e lì staremo a vedere se avranno qualcosa di buono da offrirci o soltanto cose da farci vedere. O magari coriandoli da tirarci. Molti coriandoli da tirare, ogni anno tu sai che andiamo a casa pieni di coriandoli. Ricoperti. E infine una news Don Enrico, ma è una news anche la partecipazione del gruppo Party Dream della frazione di San Giorgio di Albenga, che ci presenta un pigiama party. È un'associazione che opera nel volontariato, un'associazione parrocchiale che opera per far divertire i bambini, e anche oggi avrà portato sicuramente, farà divertire anche i grandi, sicuramente. Bene, direi che abbiamo finito la nostra carrellata, ci resta e allora che... non ci resta che tuffarci nel carnevale e andare a conoscere da vicino tutti i protagonisti di questa divertentissima sfilata Più di te. Da Vessalico un canestro di bontà della valle. Allora, questo è l'aglio di Vessalico. L'aglio di Vessalico è tutte le bontà del nostro territorio. Qua si parla di tutta l'alta Valle d'Arosha, quindi evviva la Valle d'Arosha, le bontà de valle. E un cavagno, logicamente. Qua abbiamo anche un porcino che gli manca il capello. Se lo sono già mangiato. Oh, l'olio extravergine d'oliva. L'asparago d'Albenga, abbiamo il porro, le cocche di Valleggia, abbiamo le fragole, i peperoni di Carmagnola e tutte le bontà. Tutte. Non manca niente! Allora, loro sono arrivati in pigiama addirittura dal Benga. Sì, siamo il gruppo dello Zucchino d'Oro di San Giorgio con i nostri bimbi e siamo qui per festeggiare insieme il carnevale. Il nostro tema è pigiama party perché crediamo nei sogni e vogliamo che i nostri bambini continueranno a crederci per sempre. E nessuno può rubare i sogni, giusto? Nessuno. Ciao bimbi! Questo bacì assomiglia un po' al vice sindaco di Pieve di Teco, Angelo Casella, un pochino. Gli faccio il verso al vice sindaco, che è un pagliaccio, e allora gli faccio un po' il verso. No, anzi, altro che pagliacci, siete veramente una grande squadra, anche quest'anno l'avete dimostrato. Abbiamo tirato fuori la bacì mobile, guarda lì che meraviglia, di mezzo, che trae dal pupazzo di bacì. Il carnevale è un grande evento, una grande manifestazione, perché raccoglie tutte le associazioni che senza mezzi e con tanta buona volontà riescono a fare questo tipo di allegria. Buon divertimento! We'll be right back.
Al carnevale succede di tutto. Don Enrico è diventato suor Enrica oggi. Già, regolo un attimo la voce che ho dei problemi ormonali. Addirittura due carri. Due carri, sì. Due e mezzo, via. Anche convertite, scusate. A voi che siete già sacerdoti, è l'ultimo appello. Salite sul carro della salvezza. Convertitevi. Vabbè, e credete al Vangelo. Voi colleghi, confessionale numero due. Confessionale numero due, Don Tonino. Principe azzurro, la principessa, non vi siete fatti mancare niente? No, no, a Quetico non manca niente, c'è di tutto. Un paese da favola. Un paese meraviglioso da favola. Beh, vedo che vi divertite come i bambini. Come i bambini, meglio dei bambini. Noi siamo bambini sempre. Specchio delle mie brave. Io vorrei sapere da che cosa ti sei vestito oggi. Non ho capito neppure io. Però è carnevale, va bene così. Va tutto bene. Tutto bene. Ciao a tutti. Ciao, buon divertimento. Grazie. Allora Sergio, armo punta sulle palanche. Armo punta sulle palanche perché adesso noi siamo stufi, quindi ormai non ne abbiamo più. Noi siamo un entroterra, quindi ancora peggio, quindi abbiamo puntato su quel sistema lì. Per ricordarci un po' l'euro che ce n'è sempre meno in cassa, via. L'euro ci ha veramente rovinati, anche perché abbiamo proporzionato la lira all'euro. E se avessimo fatto qualcosa un po' diverso forse sarebbe stato meglio. Quindi ci possiamo ridere solo a carnevale, mettiamola così. Ridiamo solo perché intanto comunque è lo stesso. Buon proseguimento, ciao! Grazie, ciao. Siete i Crinions, i Minions della Croce Rossa. Incrocio, siamo un incrocio. Insomma, volontariato anche nel giorno di carnevale. Alla grande, sempre, sempre. Tra l'altro una data importante, più di 80 anni che la Croce Rossa vive di Teco. Sì. E questa è una cosa seria. Direi di sì. Complimenti, allora buon proseguimento. Grazie, grazie a voi. Ma che bestia feroce è quella lì? La tipica bestia della Valle Arroscia. Un elefante ferocissimo. Pieno di elefanti in Valle Arroscia. È autoctono. Nato in Valle Arroscia, cresciuto in Valle Arroscia. E qui invece cos'è la buona scuola della Valle Arroscia? No, noi siamo il circo, solo che non posso circo. Fermo. Ah, perché è feroce. È scatenato. Scatenato. Deve andare. Essendo autoctono gira per la valle. Scusate. Maestra, ma che scuola è questa qui? La nostra buona scuola! Ma non è vero!
abbiamo un po' dei ragazzi indisciplinati, ma poi funziona tutto bene, nessuno ha ancora risolto il nostro problema. Ma ci sono anche un po' di ripetenti. Molti ripetenti, sì, ma sono molto preparate, poi interrogatele. Adesso devo andare, c'è lezione. Andiamo! Allora, a Moano vi siete modernizzati con le app? Con le app, sì, ormai è la nuova generazione. Siamo un paesino un po' imbricato, ma ormai bisogna anche noi, giustamente... Stare al passo coi tempi. Per forza. Quindi Moano è social. Moano è social. Moano forever. Signor Sindaco, allora una festa bellissima anche quest'anno, nonostante lo spostamento dalla domenica piovosa a questo sabato che invece che ha visto il tempo assisterci. Una festa che ha riempito di nuovo Pieve, grandi e piccini in strada coi coriandoli. Oggi per fortuna il tempo ci ha aiutato perché ha dato questa giornata di divertimento soprattutto ai più piccoli, no? E ai bambini. Carnevale è un po' una festa molto gradita e quindi... Purtroppo abbiamo dovuto rinviarlo domenica, che avrebbe avuto anche magari migliore successo di pubblico, perché la domenica le famiglie sono più libere. Comunque è andato molto bene anche oggi, le maschere sono simpatiche, i bambini si divertono, le persone e cerchiamo un po' di esorcizzare questo clima sempre un po' tetro dei telegiornali, quindi buon divertimento a tutti e buon carnevale a tutti. E a lei spetta un compito di responsabilità, perché qui bisogna sovraintendere alla giuria e non si scherza. Questo della giuria è il compito più terribile, no? Perché poi bisogna sempre scegliere. È rischioso, fine. Direi. Rischioso. Alla fine si finisce sempre pieni di coriandoli. Infatti oggi mi sono armato contro gli attentati, soprattutto quelli del maresciallo, che sono i più pericolosi. Effettivamente è vero. E poi c'è anche il martellone di Bacilinciastro, che non scherza neanche quello. Già Baci ha una certa dimensione, no? Poi ancora con quel martello è anche abbastanza pauroso, quindi vediamo, dice di arrivare alla fine indenni. Buon divertimento, sì. Buon divertimento a tutti. E arriva il momento delle premiazioni per il Carnevale di Pieve di Teco, Carnevale della Valle Arroscia, e al primo posto ci sono i carri interparrocchiali con questa rappresentazione della Chiesa, dell'Inferno e del Paradiso. Secondo posto invece per il Mondo delle Favole di Acquetico. L'appuntamento per la gioia, per il divertimento, per la festa a Pieve è per il prossimo anno.
in collaborazione con Azienda Agricola Il Cascin, promozione e valorizzazione prodotti tipici, vini bianchi DOP, vermentino, pigato, vino rossese DOP, vini bianchi e rossi da tavola, olio extravergine di olive taggiasche, olive taggiasche in salamoia. Azienda Agricola Il Cascin, telefono 0183 65 26 64 75 30 83. Non ci crederete, ma sono diventato bravissimo a fare il miele. E che miele? Qui, con le attrezzature di Marchisio. Grazie Marchisio, qui vicino a me vedete le arnie, i pigliasciame, l'abbigliamento, le attrezzature. Tutto per fare un miele speciale dove? A Pieve di Tecco da Marchisio. Smelatori, maturatori, contenitori in plastica e vetro. Il mio pane, il segreto, le attrezzature di Marchisio, impastatrici, macchine per la pasta, gli accessori. Cosa aspettate? Marchisio, Pieve di Teco, località Armurasse e per i vostri acquisti online www.viviincampagna.it.